È in viaggio in queste ore verso la Luna il lander Nova C Odysseus, progettato dalla società privata Intuitive Machines per recapitare piccoli carichi commerciali sulla superficie del nostro satellite. Lanciato con un Falcon 9 di SpaceX dal Kennedy Space Center della NASA ieri notte, giovedì 15 febbraio, quando qui in Italia erano le 7.05 di mattina, il lander si è sganciato dal secondo stadio 48 minuti più tardi, stabilendo i contatti con la Terra e inserendosi correttamente nell'orbita di trasferimento verso la Luna. Nel corso delle prime ore di viaggio sono emersi alcuni problemi con lo Star Tracker e con l'orientamento dei pannelli solari, problemi ora risolti, riporta l'ultimo bollettino pubblicato sul sito di Intuitive Machines, grazie a un intervento manuale sull'assetto del lander e all'invio di una patch software ad hoc per lo Star Tracker. Odysseus dovrebbe giungere a destinazione la prossima settimana, giovedì 22 febbraio, quando si calerà nei pressi del cratere Malapert A, in una regione non distante dal polo sud della Luna. Il sito si trova sul lato visibile della Terra ed è stato scelto sia perché è relativamente piatto e sicuro, sia per aiutare a capire, anche in vista delle future missioni Artemis, come comunicare e inviare dati da una posizione in cui la Terra appare molto bassa sull'orizzonte lunare.